un ristorante che versa in condizioni disperate. Ok. Una schifezza assoluta. Vabbè, il cibo che servono qui è... Che cos'è questa merda? Sono le budella di quello della puntata di prima. Disgustoso. Che roba è? Vediamo. Secondo me questo è del brodo dopo che una persona ci ha pisciato, cagato dentro e ci ha versato dentro dell'amianto. Crema di broccoli. Crema di broccoli. Crema di broccoli. Questa è crema di broccoli. Questa è varichina, esatto, è varichina. Ma che cazzo è la crema? Poi crema. Crema, eh? Questo brodo di piscio di gnu è crema. Sembra vomito. Sì. La brigata di cucina è pessima. Ehi, buffoni! E il proprietario è ingenuo da morire. Devi svegliarti. Io mi sono proprio rotto. Ho 5 giorni di tempo. Che schifo c'era nel forno? Per provocare una rivoluzione. Ma che cos'è? Che proprio cos'era? Ho 5 giorni di tempo per provocare Andre, una rivoluzione. Andre, se sei al passo con il manga in Giappone, secondo te tra quanto finisce il Wano Kuni e secondo te Shanks arriva nel prossimo capitolo? Non ne ho cosa la ne più pensi di Chando, il drago celeste che ha sparato al polpo e che ha quasi schiavizzato la principessa delle sirene? Sono rimasto indietro, patato, quindi non ti so dire un cazzo. Ti chiedo scusa, grazie per il ciro, sono rimasto indietrissimo. Ma che cos'è questa roba qui? Cos'è questo liquale? È quello di Ink Machine? È quello di Death Stranding, è il catrame di Death Stranding. Ciao Andrea, io e mia moglie sognavamo di diventare genitori, ma lei non riusciva a stare incinta. Dopo 3 mesi abbiamo ottenuto l'idoneità per l'adozione e siamo finalmente diventati genitori di un bambino ucraino di nome Zeni. Sono contento per voi, patatini, ti faccio tanti auguri, grazie per i cheer. Oggi chiudiamo i battenti e ricominciamo da zero. Cos'è? Oh! Sì, che è diventato Undertale, Ciara che spara i coltelli. Hayward's Heath, cittadina del Sussex non lontana da Londra. Del Sussex. Trabocca di pendolari giovani e trendy e di facoltosi professionisti che adorano mangiare fuori. Ok. Una cittadina bella e piena di vita, dove c'è di tutto. Banche, ristoranti, marchi famosi. Ok. Insomma, è proprio il posto ideale per un rinomato ristorante locale. Sì, dipende come pensi. Ma cos'è questo? Ideale per un rinomato ristorante locale. Ma che cazzo è una cattedrale? Ma questo è un ristorante? Ma cos'è una cattedrale questa qua? Scusami. Sembra un posto dove ti vai a confessare. Cos'è sta roba? Madonna mia, Hogwarts, esatto. Beh, cos'è una cattedrale? Sì, però Madonna santa, cioè. Ma il Priory non attrae clienti giovani e modaioli. Ma si vede, micchia, oh, qua, cioè, se sono mill'età di tutte queste persone qui, si arriva prima dell'anno zero. È più un club per la terza età che un locale di tendenza. Madonna mia, guarda qui quanta gioventù! Guarda qua quanto gioventù! In questo locale ci sarà puzza di morto, ma a tutto andare proprio! Età media, esatto, età media 150 anni! Porca puttana, ci fanno i pullman dal reparto di geriatria per venire a mangiare qui! In questo ristorante specializzato in arrosti di carne... Non specializzato in arrosti di morto, perché... Il tempo sembra essersi fermato 20 anni fa. Ma anche 40... Vuole una salsiccia? Sì, grazie. Vuole una salsiccia? Cos'è una salsiccia? Ne prenda 2, grazie! Tenga. A casa non è possibile cucinare tagli di carne così grossi. Ecco perché vengo qui con piacere. Ah, perché la signora ha l'artrosi alla mano, non riesce ad affettare l'arrosto in maniera spessa, quindi viene qua perché dà l'arrosto spesso. Poi il fatto che sappia di culo di procione è rilevante. Scott Aitchison, ex consulente informatico, spera che queste persone non muoiano mai, sennò il locale va in fallimento. Ha acquistato il Priory per 378.000 euro. Il ristorante perde 6.000 euro alla settimana. Buono! Però l'edificio è splendido. Ho sempre voluto fare il ristoratore.
Questo posto è pieno di carattere e di fascino. E di vecchi, di nonne, di bisnonni, che non capiscono cosa mangiano, cosa ordinano e dove cazzo sono. Cioè, qui secondo me ogni venerdì loro rapiscono tutti gli anziani, li portano qui. Dove siamo? Mangia stia zitta, vecchia! Credo che non mi stancherò mai di camminare sotto quei finestroni. È fantastico. Questa è Impress, la nuova generazione di ortodonzia invisibile. Meraviglioso, la dia a quelli che mangiano qua, ne hanno bisogno loro, signore. Il Priory, situato in un comune. Madonna mia, dai, ma io non riuscirei a mangiare così. Ma la Madonna, c'è la Madonna che mi guarda e mi dice: stai scofanando, brutto maiale di merda, ti piace mangiare, stronzo? Vento del XIX secolo è un luogo divino. Un luogo divino. Vietato imprecare. Bellissimo. I vecchi vengono qui perché così, oltre che a mangiare, vanno anche a messa insieme. Quindi... gotico. Madonna santa. Suor Wendy mi salterà addosso. Qui i vecchi fanno l'estrema unzione e il dessert tutti insieme. Cazzo, che roba. È stupendo. Sì, è bello, ma scusa, con un coso del genere hai una grande fortuna. Scusi, Immacolata, la smetta di fissare il mio bicchiere ricolmo del sangue di suo figlio. La ringrazi. Grazie per il cibo. E se per questo smetta di fissarmi perché sto mangiando il suo corpo, quindi cannibalismo e vampirismo. Ma però scusa un attimo, il proprietario c'ha una grande fortuna. Cioè, potrebbe creare un locale in stile gotico. Perché non fai un ristorante in stile gotico, scusami? Matte, grazie mille per i 3 mesi di sub, intorno alla trama per Matte Palatino. Scusami, perché non fai il locale in stile gotico? Puoi fare un ristorante full gotico? Sai quanti bei clienti? Un ristorante a tema, sai quanti clienti porti? Nel primo piatto c'è corpo di Baphomet, poi sangue di Giuda. Perfetto, proprio cazzo di Satana, che è una salsiccia così. Sai quanto puoi fare roba buona qua? Ecco il parroco. Prendo una minchia di Satana e un sangue di Giuda, grazie. Salve. Sono Scott, piacere di conoscerti. Ecco il parroco, imbecille. Piacere mio. Tu sei il proprietario. Complimenti, il posto è splendido. Già, è magnifico. Allora, da 20 anni qui si servono arrosti? Sì. Sembra un po' asciutto, non per dire. È la specialità del locale? Sì, è una tradizione. Tutti sono stati almeno una volta al Priory per mangiare gli arrosti. Sì, ma sembrano un po' asciutti, però. Madonna mia, che brutta, che brutto composé. Proprio, cioè, qua, tu sai già che un piatto farà schifo vedendolo già così. Maxan, grazie mille per i 2 mesi di sub, intornato là per Armate Palatino. Grazie mille, ti mando un abbraccio anch'io. Cioè, vedi un piatto così, sai già che farà schifo. Ma che brutta composizione. Qui il cibo deve essere a prova di dentiera. È strapieno di vegliardi e io sono il cliente più giovane. Ricorda un po' una mensa. Vedi la vecchietta che vede entrare Gordon Ramsay, guarda. Ehi, Teresa, guarda, è entrato un giovinastro! Non c'è più religione, questi giovinastri! Chissà cosa fa adesso! Per pensionati o una sorta di elegante casa di riposo. Ma quando vedo gli arzilli vecchietti sfoderare dei ritagli di giornale sospetti, ho un'illuminazione. Cioè? Paghi uno, mangi due. Tutto per 12 euro. Per gli arrosti. Offrite uno sconto? Shiftman, grazie mille per i 7 mesi di sub. Intorno al club armato palatino. Del 50%. Anche a te. Cioè, scusi, pago 12 dollari e con l'arrosto scontato del 50 e mangio per due. Ma grazie al cazzo che state chiudendo, scusami. Cioè, è ovvio, come fate a incassare? Ma come 12 dollari e mangio tutto? Per 12 dollari non ci vado neanche a mangiare una cazzo di pizza margherita in pizzeria. Faccio una margherita o una bottiglia d'acqua, ho speso più di 12 dollari, di 12 euro. Che cosa mi sono persa? Ma come? Ho scusami. Paura che quei vecchietti stiano facendo l'ultimo pasto. No, sono ristoranti in una chiesa, fanno direttamente confessione col dessert al tartufo al cioccolato. Grazie per il cibo dato. Cioè, ma 10 euro come fai a incassare? Cioè, qui si mangia con 6 euro. 6 euro? 6 euro faccio il pranzo? Ma come 6 euro? Ma dai, ma 6 euro non mangi neanche al McDonald's! Un menù costa di più, ma come 6 euro? Ma grazie al cazzo che perdete soldi! Sì. In pratica, solo metà dei clienti paga.
Che follia. Ma come? Adesso capisco perché il locale sta affondando. Ma grazie al cast, è ovvio, a sto punto paga tu i clienti per venire lì. Lei mangia gratis e le diamo anche 10 euro. Cioè... Il cibo, ammesso e non concesso che sia degno di questo nome, qui costa poco e niente. Il capocuoco Toby ha lavorato al Planet Hollywood ed è lui che si occupa degli arrosti. Aveva anche delle mani di merda. Cavolo. A casa l'arrosto non lo mangio spesso, però lo mangio. Com'è? Cos'è, una YouTube poop? A casa l'arrosto non lo mangio spesso, però lo mangio. Peppiniello, grazie mille per il tarnese di risalvo. Intorno a trovare programmate, Palatino. Il suo aiutante, Bob, è un cuoco. Lascia perdere, patato, è tempo, tempo perso. Tacchino. Poi? Prosciutto affumicato, manzo, maiale e agnello. Tutta roba che non vedo come si potrebbe... Cioè, come si può mangiare sta roba per soli 6 euro? Per la miseria. Sì, ma tutto così, tutto a cazzo in un piatto? Tutto questo per 6 euro. Sì. Buon appetito, Gordo. Cazzo. A parte che c'è il proprietario sbarellato, cioè... Patate arrosto cotte da schifo. Ripieno che sembrava una protesi al silicone, poi... Che schifo. Ah, cielo. Lo Yorkshire pudding è molliccio. Ma sembra la cartilagine. Sembra una rotula, sembra un menisco. È da dimenticare. Dar, grazie mille per la sub. Benvenuto alle opere armate, Palatino. Duro. Asciutto. Ho detto che sembrava asciutto. Ugnoso. E anche la qualità del manzo è... È pessima. Che shock. Ma questa roba sembra il vomito di un cane. Cioè, questa roba qui, vedendola così, sembra o un nuovo tipo di alieno. Qui ci sono gli occhi. È un alieno lumaca. Qui ci sono gli occhi. Qui c'è la bocca, vedi. Qua c'è l'orecchio che sta ascoltando. E questo è il corpo. Cioè, visto così, sembra un cazzo di alieno. Sembra un visitor venuto qua per invadere i corpi delle persone. Cioè, qui sono messi male. Mi hanno servito uno schifo di cibo. Una schifezza assoluta. Ma che brutto. L'edificio acquistato da Scott è divino, ma gli arrosti rappresentano un peccato mortale. Eccoci. Chi è che non conosco ancora? Io sono Matt. Piacere, sei... Chi è che cucina di merda, avrei detto? Il general manager. Il proprietario, il general manager. E tu sei il manager di cucina? Gli piacerebbe. No, è lui. Sono Stuart. Tu cosa fai? Io cucino un po' di tutto, le verdure. Ah. Altre cose. Senza cappello non ti riconoscevo. Già. Piacere. Piacere, sono Tom. E cosa fai? Sono apprendista chef. Bene, e studi... arte culinaria. Tu sei... Toby. Come va? Bene. Capocuoco? Sì. Sei tu il responsabile di tutto? Sì. Giorgio Rao, grazie mille per la sub. Non ti ho permesso, Martina. Sì, e se manco io, cucina Matt. Se manco tu, si cucina meglio. Non cucina Matt. Sei cuoco anche tu? Ho lavorato come chef. Un general manager, perfetto. Mi piace pensarlo. E quando sono entrato nel locale ero emozionato. Salendo le scale ho pensato, Cristo, è bello da togliere il fiato. Ma poi la carne dell'arrosto era legnosa, stracotta. Io entrando ho pensato solo Cristo. Sapeva di niente. Non parliamo poi dello Yorkshire pudding, più plasticoso di un disco da hockey. Te lo dico sinceramente, non puoi definirti un cuoco se servi quelle schifezze. Ma la colpa non è solo tua. E anche del general manager. C'entro anch'io. Ho la mia parte di colpa. Sì, la mia prima impressione è stata pessima. Poi mi sono guardato intorno e ho capito che metà degli avventori mangiava gratis. Sì, a parte che non costa un cazzo di niente ma riempire un piatto. Poi, cioè, sai la puzza di cadavere che c'è qui dentro? La formula del buono sconto è stata inventata molti anni fa per attirare i clienti. Sì, ho capito, ma la usi per una settimana o un mese, non lo tieni per tutto il tempo. Se no, grazie al cazzo che non fai incassi. A testa spendono poco e... Muoiono uno dopo l'altro. Beh, io ero... Quello è il corso naturale biologico della vita, Ramsay. Il più giovane là dentro. Cazzo, è la prima volta che mi siedo in un locale e mi sento uno sbarbino. State affondando e non me ne rendete nemmeno conto. Qui bisogna intervenire in modo radicale. Ma pesante anche, guarda tutto da modificare. Dai.
Suona le campane quando è pronto il pranzo? Il ristorante Priory si trova all'interno di un vecchio convento. Il luogo è divino, ma il cibo, preparato da Toby, il capocuoco, è infernale. Il locale funziona grazie al sistema dei buoni sconto e perde soldi su soldi. Io sono la loro ultima possibilità di salvezza. Ma poi scusa, un locale dove vai lì e te lo prendi tipo a buffet e mangi al tavolo? Ma che schifo è? Attende un lavoro improbo. Tra un po' stava squarciando il tessuto spazio-temporale così veloce. Il ristorante sarà pieno. Toby sarà strapreso e io avrò finalmente modo di vederlo in azione. Qui gli arrosti sono duri come moquette e ora capisco perché. In frigo ci sono vecchi tagli di carne pronti per essere riutilizzati. Sì, ma quanto vecchi? Non è che questi sono talmente vecchi che sono letteralmente gli animali che Noè ha caricato sull'arca? Che ne facciamo? Micchia, oh, duretto sto arrosto, ma un filo, ci tiro dei pugni, non fa una piega. Questo arrosto qua può tranquillamente fungere da corazza per la Batmobile, non per dire, è antiproiettile. Questo arrosto qua resiste ai colpi di Barrett calibro 50, serve un cannone d'artiglieria per abbatterlo. È duro come il marmo, di solito li buttiamo nella spazzatura. No, anche perché non puoi tagliarlo, quindi... Quanti ne buttate? 3 alla settimana? Circa. C'è una montagna di carne. Un po' la mettiamo nei panini, un po' la serviamo. Nei panini? Cos'è? Cercate di spaccare le dentiere degli anziani? Questo cos'è? Non lo ricicliamo. Ma cos'è? Non ti ha chiesto se lo serve, ti ha chiesto cos'è. Sembra agnello. Dovresti riconoscerlo subito, specie se è marcio. Guarda. È una clava? Che cos'è quella roba? È una clava? È uno strumento d'attacco dei Neanderthal? Che cos'è questa cosa qui? Sembra una mazza da baseball. Sembra una clava che si usava nei Flintstone. Tienita, morto a colpi di agnello. Lo spacchi in testa, ammazzi qualcuno. Sì, sincero con me. Non è avariato. Dopo 3 ore... Non è avariato, lo tira in testa, gli ti va un trauma cranico. Il petto di tacchino è ancora caldo. Che succede... Se avvolgi la carne nella pellicola quando è ancora calda, diventa rancida. Si formano i batteri. Esatto. Fuori si raffredda, mentre dentro resta calda e va male. I batteri si moltiplicano. E poi voi la servite di nuovo ai clienti. Beh, in compenso, bisogna dire che quelli che entrano qua, i vecchietti che entrano qua, se sopravvivono. Non sempre, qualche volta. Non sempre, qualche volta. A volte capita che un cliente comincia a vomitare viola, a girare la testa tipo esorcista, dobbiamo chiamare un prete per esorcizzarlo. Però altre volte invece semplicemente un po' di squarouse e passa. Cazzo. È la prima regola di igiene alimentare. Lo sa anche l'ultimo dei miei chef, che è una pratica pericolosa e potenzialmente letale. Prima regola dell'igiene alimentare, non avvolgere la ciccia quando è calda dentro il cellophane. Ma gli antipasti come sono? Ecco qua la nostra piscia misto diarrea barra squarouse di brontosauro e stegosauro. Eccola qui la crema. La crema. Papà è? Crema di broccoli. Crema di broccoli. Devo ancora... Io avrei detto crema. Aggiungere l'addensante. Ah, devo ancora aggiungere l'addensante, meno male. Ieri non ho fatto in tempo a... Sembra vomito. Devo ancora aggiungere la densante, quindi l'ha messa così e l'ha messa là. Questa roba qui sembra quella che si vede nelle fogne. Nelle fogne di Londra, quando quelli vanno a sturare le fogne che parte lo spruzzo di diarrea, quel colore è questo. Non ho finito, quindi... Cazzo, quanto sei indolente! Ti sto dicendo che non ho avuto tempo. Cioè, no, di tempo ne ho avuto. Però tu devi smettere di farli YouTube poop, l'hai avuto o non l'hai avuto? Però non l'ho finita. Fammi un favore. Buttala via. L'incompetenza di Toby sta... Tanto, voglio dire, questa roba qui, una volta che è nelle fogne, non è che cambia colore, rimane quella. Portando alla rovina il Priory. Non ho mai conosciuto un capocuoco così impedito. Un capocuoco così impedito! È così che cucina, figuriamoci il resto. Non metta la diarrea in barattolo. Com'è la ricetta della salsa al formaggio? Viene dalla busta. Dalla busta? Viene dalla busta! Ce la fa in polvere! Tardo. Scusa? Non tu, il forno.
La verdura è surgelata? No, solo le carote e le patate. Ho capito, non è... Ma costano il doppio. Sì. Sì. Non ha avuto tempo, su. Dentro sono caldi? Li metto in forno. E fatti bollire. Perché sono bagnati? Guarda che roba. Cazzo. Ma che schifo, ma sono spappolati. Sembra il preservativo di King Kong. Minchia, Gordon. Gordon fa delle analogie bellissime. Nico, grazie mille per i 6 mesi di risub. Tornò tra l'opera armata del latino. È uno schifo. Non ho mai visto delle porcate simili. Il preservativo di King Kong. La carne viene cotta per ore. Poi viene messa a seccare in un armadio caldo e infine viene servita. Le salse vengono dalla busta. Lo Yorkshire pudding è congelato e lo chef non si ricorda nemmeno cosa cucina. Questo non ho nemmeno idea di come poterlo definire, questa roba qui. Io penso di averla vista nei muratori che stavano facendo la casa qui di fianco. Gli avventori armati di buono sconto non si lagnano. Dopotutto il cibo è quasi gratis. Sì, effettivamente, però... Buonasera. Filos, grazie mille per i 2 mesi di sub. Intornato alla opera armata, palatino. 2 cene a 12 euro. Con quella cifra non copri nemmeno i costi vivi. Ma proprio... Ma non ci metta sopra la sborra di elefante, che schifo! Matt, il general manager, sa bene che il locale è a rischio e che Scott ha fatto un pessimo affare. I costi di gestione sono altissimi e ci sono buone probabilità di fallire. Se non hai esperienza, non devi acquistare un ristorante come questo. Vuoi uno specchio, Scott? Cioè, se non hai esperienza, non devi acquistarlo. E allora tu, in primis, perché cazzo l'hai fatto? Servi un intero pasto a 6 euro! Scott sta affondando. Abbigliato in quel modo, sembra più un impiegato di banca che un ristoratore inguaiato fino al collo. Sembra più un agente di Matrix, ma va bene lo stesso. Picchianio lanciando gli arrosti. Credo che tu non capisca quanto sei messo male. Possiedi una delle sale da pranzo più belle della Gran Bretagna. Sono d'accordo con te, ma... Cazzo! Questa cucina è una delle peggiori in cui io sia mai entrato. Ti guardo e penso... Ma che cazzo di sostanza psicotropa usi per servire degli arrosti che sembrano clave dei Flintstone a persone di 97 anni facendoli pagare 6 euro di merda? Lasciare che accada tutto questo. Proprio lui che ha fiuto per gli affari. Come fa a non rendersi conto che questo cazzo di locale sta andando in malora? Ci sono così tanti problemi, non so da dove iniziare. Tu sei uno dei primi, eh? Il cibo qui è peggio che in ospedale. Non è un ristorante specializzato in arrosti. È un casino. Domattina? Sì? Vi voglio tutti qui alle 9.30, perché prima di mettermi al lavoro devo apportare delle modifiche radicali. Ma come minimo? L'arredo, vabbè. È il mio secondo giorno al Priory e devo agire in fretta. Visto cos'è successo ieri, farò un'incursione in cucina prima che arrivi il personale. Ho molta paura a vedere che cazzo troverà in cucina. Oh, cielo. Oh, ma che meraviglia! Nella griglia lasciata tutta la notte, because why not, c'è quella che sembra essere una braciola che sta riprendendo vita, si sta trasformando, sta tornando a essere un suino a tutti gli effetti. C'è un dito, probabilmente di un anziano, che cercando di tagliare l'arrosto duro gli è scivolato il coltello, si è amputato un dito, ma non si butta niente, degli anziani si ricucina, lo stanno riservendo, e qui ci sembra esserci uno stronzo di ratto, molto interessante. Cos'è questa roba? No, non, scusate, non è una braciola, è una ragnatela di Aragorn. Questa è una ragnatela di Aragorn di coso, di Harry Potter. Maledizione. Dentro c'è qualche chef che evidentemente ha deciso di eiaculare nel forno, perché sai, è bello caldino, metti il pene dentro, eiaculi, che è una meraviglia, però... Oh, cazzo. Roba carbonizzata, del brodo roba? Star. A cosa serve? La melma di Dead Stranding. Non si può cucinare. Non si può nemmeno pensare a un nuovo menù. L'unica cosa da fare in questo momento è dichiarare l'inagibilità. È disgustoso. Chiudiamo tutto. Sve, grazie mille per la sub. Benvenuto alla prima mattina. Non si può fare da mangiare. E io sì, vabbè, un po' meno, Gordon, che cazzo è? Mangiato, cazzo. Brutti maiali indolenti, mi viene il vomito.
sì, ma quanto lo stai mettendo? Imparerete a caro prezzo. Gordon, sembra che devi spedire la cucina. Quanto cazzo la stai avvolgendo? Che schifezza. Specializzati in arrosti? Tutte cazzate. Dove sono finiti quegli idioti? Seguitemi. Dichiarare inagibile la cucina è un rimedio estremo, ma è ciò che si meritano questi incapaci che stanno per ricevere una bella lavata di capo. È pazzesco. Date un'occhiata in giro. Matt, Scott, guardate. Quella roba è uscita da lì. Quella roba è uscita da lì. Che sta succedendo? Siamo tutti responsabili di ciò che c'è in frigo, non soltanto io. Questa risposta... Ma non è una giustificazione, vuol dire che siete tutti responsabili della merda. Ma non mi basta, Toby. Ti conviene sbatterti per cercare di farmi capire meglio che cazzo succede qui dentro. Scott, non sento la tua voce. Guarda che io non racconto palle. Ammazzavano i vecchi con l'assicurazione per fottersi l'assicurazione sulla vita e li nascondevano in cucina. Hai comprato il locale. Ora assumitene anche la responsabilità. Un paio di settimane fa ne avevo parlato coi ragazzi e mi ero raccomandato di tenere sempre la cucina pulita. Scott, cerca di svegliarti. Tu sei il proprietario, zio, non ti devi raccomandare, devi verificare. Che cazzo fai vestito da agente di Matrix in sala avanti e indietro a dirmicchiate a dei vecchi con l'acufene che tanto non sentono un cazzo perché non hanno amplifone? Stai in cucina e guarda che merda fanno. Scendi dalle nuvole. Io mi sono proprio rotto, questo posto fa schifo. Matt, tu devi venire in cucina almeno un paio di volte alla settimana. Hai studiato da chef, giusto? Sì. Corre voce che quando cucini tu il cibo sia 10 volte meglio. Io non lascerei la cucina in questo stato. Mi piacerebbe rintracciare la metà dei clienti di ieri sera e invitarli a vedere questa cucina. Come cazzo credete che reagirebbero? Ah no, si dimenticano tutto dopo 10 minuti, Gordon. La metà dei clienti hanno la demenza senile, l'altra metà probabilmente muore dopo un mese, non è che voglio dire. Perché avete lasciato un porcile simile sapendo che Gordon sarebbe venuto qui stamattina? Più ci penso, più mi vengono i nervi. Vado a prendere una boccata d'aria. Cazzo, è incredibile. Sono disgustato. Gli chef che conosco io si vergognerebbero a morte di uno scempio simile. Invece Toby non ha avuto la minima reazione. Scott, che ha investito 378.000 euro in quel porcile, non si accorge di nulla. Matt sembra essere l'unico a cui importi qualcosa. È imbarazzato e schifato da cosa c'è là dentro. Ci sono dei cadaveri di anziano. Urge un incontro col bancario. Scott ha rilevato il ristorante da 6 settimane, ma non durerà a lungo. Roghetta, io, grazie che sono del settore, so che per avere successo occorre passione e cercherò di instillargliene un po'. Bastare qualche ave maria. Non ti passa più? L'audio si sta sfanculizzando pesantemente. Yorkshire Pudding. Perché non hai mai... Pronto! ...della cucina... Pronto! Perché sono... Vorrei in avanti le cose cambino radicalmente. Ok. Il personale del Priory è stritolato. Ha avuto un ictus il cameraman. Dalla routine. E il problema sono gli arrosti. Devo instillare in loro una nuova. Da notare che li ha portati comunque al confessionale per farli confessare. Passione che li motivi e che attragga una clientela più giovane e più facoltosa. Ha avuto un'embolia al cameraman. Gli abitanti di Hayward City sono benestanti. La cittadina è piena di ristoranti, ma. Manca una buona griglieria. Sì, si stavano confessando. Guarda che belline le piccole fiorenze. Questo allevamento locale fa proprio al caso nostro. È quello della Lola. Ho invitato alcuni dipendenti del Priory per spiegargli che il locale dovrebbe trasformarsi in una griglieria. Ottima idea. Qualcuno rischia grosso anche qui. Toby, occhio alle cacche. Non mi preoccupano. Non mi preoccupano tanto le cucine, quindi... cioè, tu cucini della merda, non è che sia... A finirci dentro. Guardate che meraviglia. Quelle che vedete sono tra le migliori fiorentine bestie del paese. E voi del Priory non avete capito nulla. D'ora in poi dovrete dire addio agli arrosti
trasformare il locale in una griglieria, venire a rifornirvi in questo fantastico allevamento locale e rivoluzionare il vostro menù. Spero che dopo questa esperienza campestre saranno più motivati. Dove va il cuoco? Chi cavalca? Toby. Cavalca cosa? Le mucche? Comincia tu. Un esperto mi aiuterà a interrogarli sui vari tagli di carne. Dov'è la lombata? È qui sotto? Lì sotto. Allora, il lombo di manzo comincia qui. Si contano una, due, tre costole della gabbia toracica ed eccolo qui. Tua mamma non ti ha detto che non si cavalca il cibo? Esatto, il cibo non si cavalca. Toby, dov'è la punta di petto? Qui. Dov'è esattamente? Ma qui? Che cos'è? Dov'è la punta di petto? Qui. Toby, hai preso l'intera mucca. Cioè, qui. Cosa vuol dire qui? È qui. Toby ha indicato tutta la mucca. Lo so che la punta di petto è nella mucca. Lo so che non è in cielo. Qui dove? Veramente? Circa... circa qui, più o meno, vedi, qui c'è la mucca. La punta di petto è circa qui. Più o meno è qui, eh? Qui. So che non è sugli zoccoli. La punta di petto parte dalla quinta costola, parallela alla zampa anteriore. Bravo, ci hai preso, zio, proprio nella parte opposta della mucca. Non sono dei geni, ma finalmente possono vedere da vicino dei magnifici esemplari. Scott, lo so che tu sei un consulente informatico e non uno chef, ma puoi mostrarmi dov'è la coda di bue? Andrew, grazie mille per la salve, venuto la parlata, me la tiro. Allora, posso tirarmi sulla manica? Penso sia qui, Gordon. Bravo. Preciso. Mi piace che il proprietario che non capisce un cazzo di cucina sa dove sono i vari tagli, il cuoco invece che si occupa di cucina non lo sa. 100%. Il cuoco ha indicato la mucca. Ho fatto sparire per sempre la vecchia cucina del Priory e fatto installare un nuovo fantastico grill da 6.500 euro. Ora sì che cominceremo a fare soldi. Sgabello, grazie mille per i 4 mesi di sub. Wow, che meraviglia. Un vero grill e una vera friggitrice. Ora non avrete più scuse. Scott, l'elegantone, dovrebbe essere entusiasta. Invece ha l'aria scocciata. Che è successo, Il suo atteggiamento mi innervosisce. Cerca di capirmi, io sono nuovo nel settore e questo cambiamento radicale mi lascia un po' perplesso. Vuoi tornare a servire arrosti di merda duri come il marmo a 6 euro? Qui hanno servito arrosti per 20 anni. Si cambia, zio, il mondo va avanti, si progredisce, non si può restare indietro. Questi hanno fatto prosperare il locale. Smettere all'improvviso mi preoccupa, ma se è quello che bisogna fare... Scott, perdi 6.300 euro alla settimana. Altro che prosperare. Hai comprato un ristorante del cazzo. Gordon e gli incoraggiamenti! Hai comprato un ristorante del cazzo? Meraviglioso. Io userei altri termini, però, capito? Hai ragione, anche di merda in effetti può andare bene. Un ristorante che è una ciofeca, un cesso con le ruote, una chiavata incredibile. Che cos'è un locale che perde 6.000 euro alla settimana? Un locale chiuso. È un locale che va trasformato. Il concetto è lo stesso, ma detto meglio. È una merda, Scott. In tutto ciò, quelle povere mucche, se sapessero dove vanno a finire, preferirebbero sicuramente fare una fine peggiore. Piuttosto che finire in questo ristorante, sicuro. Tu non puoi invertire la rotta. Non puoi evolvere e cercare di diventare più dinamico. Saresti attaccato a... Serve un atto di fede, giusto? Giusto. Matt, ho bisogno del vostro appoggio. Ricordatevi che bisogna impegnarsi a 360 gradi. Se non ci autoconvinciamo che il nostro locale può funzionare, ci tagliamo le gambe da soli. Non devi convincermi. Te l'assicuro. Bene. Aiutatemi allora, no? Vi lascio 5 minuti per rifletterci sopra. Ma che cazzo c'è da riflettere? È un locale che perde 2.000 miliardi di euro al mese. Scott è sfuggente come un'anguilla. Mostra un po' di entusiasmo per quel grillo. Via come un'anguilla. Fatti vedere con tempo. Perché potrebbe essere la tua ancora di salvezza. Qui non ci sono alternative. O si cambia o si crepa. Minchia, Gordon, come sei drastico.
Mi trovo al Priory di Hayward Seat, dove ho appena fatto installare un grill nuovo di zecca. Ma riaprirò il locale solo se Scott, il proprietario, si sarà calmato. Spero che ci abbia dormito sopra e abbia accettato la mia idea. In caso contrario, io mollo. Tutto bene? Buongiorno, Gordon. Piacere di rivederti. Allora, accomodati. Grazie. Cosa abbiamo deciso, vecchio mio? Continuava a servire... Gordon cucinava nei Getty. Cosa facciamo, vecchio mio? Continuiamo a cucinare arrosti di merda oppure passiamo alle cose un pochino più moderne? Ci hai dormito sopra? Anche perché, zio, la tua clientela media tra un paio d'anni sarà tutta morta, quindi, cioè, voglio dire... Sì. Quindi, stamattina ti sei alzato convinto o te la sei fatta addosso? Entrambe le cose. Sì? È come quando tua moglie ti dice che è incinta. All'inizio sei entusiasta, pensi, che splendida notizia. Ma in realtà non tutti. All'inizio di solito la gente, molti prendono dei biglietti per il Messico quando scoprono che la moglie è incinta, oppure tentano il suicidio, dipende. Non è che tutti quanti quando scoprono che la moglie è incinta sono entusiasti. Alcuni pensano semplicemente che scappare in Messico o in New Mexico, nel caso si trovino già in Messico, sia un'ottima idea. Ma poi ci rifletti sopra e ti chiedi, e ora come diavolo facciamo? No, in realtà poi ci rifletti sopra e torni indietro. Comunque sono contento, mi sembra una grande opportunità. Visto che sei teso per il grill, stasera facciamo una prova generale. Sì. Ho un menù molto semplice. 3 portate a 25 euro. Già più. Non è una gran cifra e stasera, per la prima volta nella storia di questo maledetto ristorante, non regaleremo il cibo. E specialmente non ci sarà puzza di pelle morta. Questi chef non sono certo delle cime. Ecco perché ho studiato un menù di prova che sia facile e rapido da preparare. Un menù di prova? Il primo antipasto è composto da sgombro in insalata con erba cipollina. Ok, siamo... buono. Prendiamo 3 filetti di sgombro affumicato, condiamo con della vinaigrette e bingo. Bingo. Franci, grazie mille per i 4 mesi di sub. Bentornato alla barra mate platino. Salmone e pollo alla diavola. Toby è al grill. This. Non prendetevela. Tir, grazie mille per la sub. Venuto a parlare male, vado. Sono a prova di idiota. Questo menù e il grill sono a prova di idiota, quindi Toby, se sbagli stasera. Hai già capito, sì. Tu pensi di farcela? Grazie ancora per i 3 mesi di Sei in ansia? Sì. Bene, è normale. Non voglio fare cazzate. Non lo voglio nemmeno io. Matt è dalla mia parte. Ha studiato da chef e si rende conto dei vantaggi del grill. Bentornato tra per armate, Palatino. Master, grazie per i 4 mesi, Patatino. Bentornato tra per armate. È completamente diversa da ciò che abbiamo fatto finora. Però sono convinto che questo che sia l'unico modo per uscire dall'impasse. Continuo a ripetermi che andrà tutto bene e incrocio le dita. È a prova di idiota il grill. Arrivano i primi clienti e tra loro ci sono anche del... Gesù Cristo e sua moglie. Sono arrivati i re magi, guarda gli apostoli. Giuda, pezzo di merda, paga, so che hai 30 denari, faccia da cazzo, tira fuori i soldi. Gli ospiti speciali di alta caratura spirituale. C'è anche zio Pilato? Che cazzo è? Cos'è il vescovo Ratzinger? Tutti! Ho invitato il vescovo del Sussex. Il vescovo! E dei sacerdoti locali. Così, se i cuochi combinano pasticci, il perdono è assicurato. Gli ho chiesto di C'è il vescovo! Invece che il sindaco, c'è il vescovo! C'è il sindaco? No, stasera c'è il vescovo! E dire la cucina, nella speranza di non rivedere mai più una crema scadente come Niente quella Niente sindaco, della ma abbiamo il vescovo! Padre Celeste, ti ringraziamo per il cibo. Esorcizi, esorcizi, signor vescovo, esorcizi l'arrosto, esorcizi tutto, perché qua secondo me questo cibo può essere posseduto dal maligno. Oh, che ci hai donato e invochiamo la tua benedizione su questa cucina e sulle persone che ci lavorano. Infondigli serenità e aiutale a superare le tensioni. Benedici anche Gordon, sappiamo quanto ne abbia bisogno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 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 Grazie. Amen. Grazie. Hanno benedetto il cibo, questa cosa qui è meravigliosa. Un giorno vedremo sia il vescovo che il sindaco.
Bene, accomodatevi. Prima ordinazione. Eccola. Un bel respiro profondo. Inspira, gonfia il petto. Così. Sono il vescovo che tira dentro la bomba sacra. Alleluia. Inspira, ora espira. Ah, Worms Armageddon, una quanti ricordi. Salad e uno sgombro affumicato. Due costate di manzo, una al sangue, una media. Due patatine e due zucchine. Sì, 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 chef. Bingo. Bobby, stasera ho bisogno di te. Così va bene? No, perché ci hai messo l'aceto balsamico? Sì, sì, hai ragione, l'olio d'oliva. Non era la vinaigrette? Ah, oh, cazzo. Non ci posso credere. Bob ha sbagliato il condimento del primo piatto. E Stewart deve solo friggere patate e zucchine. Ma è imbranatissimo. Ma dai, ma come cazzo fai a non saper friggere due verdure? Quanto manca per le zucchine? Due minuti. Sì, ma sembra che stia avendo una convulsione a quella padella. Cosa? Scusa, ma cazzo, non vedi che sono crude? Non pensavo che fosse una missione impossibile. Il grill è un disastro. Pure. Toby non riesce a cucinare e nello stesso tempo gestire gli altri. Ma come cazzo fai a non saper friggere una patata? Cioè... Condiscilo, cazzo. Sale, pepe e olio di oliva. Non puoi tirare il pollo sul grill e aspettare che si cuocia da solo. Non l'hai condito nemmeno stavolta. Oh, cazzo. Cielo. Ma che cucina è? Non puoi tirarlo in quel modo. Stiamo cucinando, non giocando a freccette. Cioè, come si fa a non saper cucinare una patata e una zucchina? Ma scusami. E a due ore dall'apertura, i clienti... Vuoi che più persone leggano il tuo articolo? Usa SEO Writing Assistant di Semrush. Non me ne frega un cazzo! Non sono ancora stati serviti. Faremo di pazienza virtù. Io li scomunicherei tutti, vescovo, nel dubbio. Assolutamente sì. Io proprio opterei per l'Inquisizione spagnola, vescovo. Io li bandirei, sinceramente li farei perseguire dall'Inquisizione, perché questi sono degli stregoni. Questi sono chiaramente figli del demonio, non sanno cucinare una zucchina, una patata. Io nel dubbio chiamerei la Santa Inquisizione, padre. Poi faccia lei. È uno dei frutti dello spirito. Esatto. Il menù è talmente semplice che sarebbe alla portata di chiunque. C'è troppo olio. Troppo olio. Che cazzo. Senti, poteva mettere un po' di musica in sottofondo, però, voglio dire. Tu lo mangeresti? Cioè... Eh? Lo mangeresti? Bello. Davvero? Si è trasformato in carbone, cioè... In... No. A che punto sei? Ad essere sincero, non lo so, cazzo. Non lo sai in che punto? Non ne ho proprio la minima idea. Speravo tanto che Toby stasera riuscisse a cavarsela. Altro che capocuoco. Combina un disastro dopo l'altro. Fai un bel respiro. Ehi. Ehi. Ti aiuto io, d'accordo? Sto qui e ti do una mano. Ti aiuto io, d'accordo? Vedi questo pollo? Sì, lo metti qui sopra, lo giri, lo rigiri, lo rigiri. Prendi il sale, fai così. Prendi l'olio, fai così. E guardi che il colore di questo pollo di merda non diventi quello di un buco nero. Guardami, ce la fai o no? Dammi 5 minuti. 5 minuti. 3 minuti. Un minuto, 2 secondi, fatto, posto. 3 minuti, sì, vai. Dove va? Guarda, ci sono schifezze bruciate ovunque. Bello quel pollo lì. Sono a pezzi. Zio, non sai grigliare un pollo? Come cuoco, sparati, cioè, santo Dio. Non so cos'è successo. Dove cazzo è finito? Non puoi gettare la spugna. 3 minuti sono i dati 35. Non riesco a credere che Toby ci abbia piantati in asso. 3 insalate, 2 polli e 1 salmone. Nessuna risposta. Ehi, buffoni! Le ordinazioni sono sicura si che tra un po' faranno bestemmiare anche il vescovo. E la situazione peggiora. Ti immagini? Scusate. Lì c'è già il dolce, ma a noi manca l'insalata. L'unico e a lui non cuoco hanno mai che non sa cucinare. Ma questo non è grado assolutamente. Gli avventori rimproverano Scott. Vi capisco, vi prego di scusarci, abbiamo appena cambiato menù. No, abbiamo appena cambiato menù, non è una scusa. È la prima sera, sono desolato che non vi abbiano ancora serviti. Non è una gran bella pubblicità, zio, eh? 30 clienti che si rifiutano di pagare. Abbiamo fatto un casino. Avete capito o no quello che vi ho detto? Ci sono 30 persone che si rifiutano di pagare la cena. 30 persone che hanno ordinato antipasto, secondo e dessert.
Domenica prossima chiedi al vescovo di celebrare la messa qui. La messa funebre. Così forse accadrà un miracolo, cazzo. Stasera è stato un disastro dietro l'altro. Ma licenzialo! Mi è bastato osservarti per i primi 15 minuti per capire. Adesso è mezzanotte e ti dico che tu non sai gestire un cazzo di niente. Ma non sai cucinare proprio, cioè... Sì. Poi ti sei incazzato e sei sparito dalla circolazione. Mi spiace, ma da domani qui la musica deve cambiare. L'unico modo per salvare questo maledetto locale è affidare la gestione della cucina a Matt. Tu dovrai concentrarti solo sulla preparazione dei piatti. Sì. Zio, non sei buono a un cazzo, cioè... Avete la straordinaria possibilità di trasformare questo posto. E io non sopporto certi atteggiamenti. Ma come cazzo fai a trasformare un posto con gente che non sa friggere delle cazzo di zucchine? Dov'è finito il tuo coraggio, cazzo? Abbiamo passato una settimana tremenda e tu non trovi di meglio da fare che incazzarti e sbattere la porta? Non possiamo mollare. Dobbiamo restare uniti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma questo qui è fatto? Questo qui perché ogni volta che lo vedo sembra fattissimo? Perché sembra il classico ragazzino che si fuma del crack da mattina a sera? Ogni volta che vediamo gli spiegavo era così. Ma che cazzo? Cioè, perché sembra così fatto? Da domani. Ma che cazzo è? Toichito, grazie mille. Dovrete per la salve, diventare una squadra. Una squadra dinamica che ha voglia di cambiare le cose, cazzo. Addio. Di ricominciare. Grazie. Ieri sera è stata dura. Scott deve capire che per risollevarsi deve cambiare. Toby non può fare il capocuoco di una griglieria. Perciò, da oggi in cucina ci sarà Matt. Mi auguro proprio che le cose migliorino rispetto a ieri sera, perché è stato un incubo. Cazzo. Ciao Andre, ti anticipo che ti stimo molto. Grazie mille, volevo malato. Sapere se potevi ricaricare qualche video del vecchio canale YouTube, come quelli sulle manifestazioni, no vax o pazzo per non Gesù. Non posso, ma dato li ho persi per sempre, grazie per i cir. Franz, grazie mille per i 2 mesi di sub, intornato, la va per armare. Manca poco all'inaugurazione e non posso permettere che si ripeta il disastro di ieri. Io nel dubbio li manderei tutti quanti a fanculo poi dopo. Il menù è molto più completo. Bistecca di culaccio, pollo, agnello, tonno e salmone. Abbiamo quasi raddoppiato. Affidare la cucina a Matt è un azzardo. Mi auguro che la mia fiducia in lui sia ben riposta. Mi piacciono la tua decisione e la tua energia. Cerca di trasmetterle anche agli altri. D'accordo. Forza allora. Bisogna farsi conoscere. Centinaia di pendolari passano dalla stazione ferroviaria e sono loro i clienti facoltosi che io vorrei nel nostro ristorante. Ah, si metto fuori dal treno! Ora che finalmente non serviamo più arrosti. Panino con la bistecca? Non siate timidi. Io li tenterò con carne di prima scelta, mentre Scott dovrà iniziare la campagna marketing. Conoscete il Priory? Grazie, Francesco! Assaggiate uno dei nostri panini alla bistecca. Che ne dice della carne? Molto buona. Mi stai rendendo voglia di cambiare di bistecca adesso. Innovativi. Venite a trovarci i numerosi. Si stava svitando in là. Piatti freschi e innovativi. Guarda! Venite a trovarci i numerosi. Si stava svitando la bocca. Se continuava a tirare tra poli veniva il labbro alla Valeria Marini, lungo così. Si stava svitando la faccia. È mai stato al Priory? Buona questa carne. Assaggi. Sono vegetariana. Signora, cosa si perde? Merda. Che cosa? Vegetariana. Ma come osa? Ma perché? Gordon, perché? Tu l'odi l'S-O-L-E. Grazie per il cir. Sì, io l'odo spesso il sole. Grazie per il cir. Ma Gordon, perché? Ma come? Perché? La campagna marketing ha funzionato. E a cena si presenta una clientela giovane, modaiola e disposta a mettere mano al portafoglio. Abbiamo 80 prenotazioni e dobbiamo convincere questa gente a tornare da noi. Perciò faccio un bel discorsetto al personale. Siete pronti? È una seratona e io vi terrò d'occhio come un falco. Ti starò attaccato al sedere come una telecamera. Mostrami il grill. Mostrami il grill, gli tira fuori il cazzo. Non quello! Tendevo il grill dove cucini!
Mostrami il grill. Più forte. Mostrami il grill. Ancora. Mostrami il grill. Mostrami il grill. Ancora. Mostrami il grill. Sfordolare in un embolo. Ancora. Mostrami il grill. Bravissimo. Matt. Sì. Filerà tutto liscio. Matt, cucina tu perché sto qua un coglione. Filerà tutto liscio. Filerà tutto liscio. Bene. Buona. Filerà tutto liscio. Filerà tutto liscio. Madonna santa, lei esplosa una mina anti-uomo in bocca. Mio Dio. Buona fortuna. Mettetecela tutta, eh. Tavolo 11, uno sgombro, una carne, patate arrosto, due patatine e una zucchina. Sì, chef. Sì, chef. Bene. Affido la cucina a Matt. Basta babysitteraggio. Stasera i ragazzi dovranno dimostrarsi all'altezza. Addio. Altro che cottura media, sono crude, cazzo. Vai con quella piastra. Tre sgombri, Tom. E mi servono subito, grazie. Tom è in fattanza perenne. Dai, Stewart, mi servono quei contorni. Attento al salmone. Tavolo 9. Che cazzo, sembra che qualcuno l'abbia preso a pugni. Si sta raffreddando, Toby. L'ho mandato a puttane. Sì, infatti. Un po' come fa tua madre la sera. Ehi, hey, bello, non parlargli in quel modo, chiaro? Un po' di rispetto. Scusami, Gordon, hai ragione, sono stato offensivo, ti chiedo scusa. Sembrava che lo dicesse a me. Chiedo scusa, Gordon, chiedo scusa. Sto andando un po' in depressione. Mi dispiace, vecchio mio, scusami, ma io sono un tipo un po' sanguigno ogni tanto, mi scappa qualche... Matt in cucina ce la mette tutta. E in sala i clienti vengono serviti. Ma le pecche restano. Mi ha servito una palla. Scusate, di toro. Scusate per il tonno. Per chi era? Per me. Era stracotto? Sì. È bruciata? Cosa? Questa? Cosa? Il tuo culo! Non c'è niente sul grill? No. Se lo porto via ti confondo? No. Lo tengo io, ok? Questo, non sì. Questo ragazzi non ce la può fare. Toby è stizzito, ma Matt ha in mano la situazione e riesce a mantenere. Questo la non carne. Ce la può fare, raga. Il pugno di ferro in cucina dà buoni risultati in sala e il menù del grill va a gonfie vele. Meno male. Cosa ha preso? Il salmone era molto buono. Vi mancano gli arrosti? No, noi frequentiamo questo locale da 10 anni. Ma gli arrosti avevano guarda, fatto... Guarda, no, per un cazzo. Ho mangiato qua arrosti tutti i giorni. Oramai ho i denti limati. Cioè, oramai ho i denti che se mordo un pezzo di acciaio lo posso piegare. Il loro tempo. Era necessario cambiare e siamo soddisfattissimi. Mi fa piacere. Tornate a trovarci. 5 giorni fa, il Priory offriva pessimi arrosti a prezzi irrisori. Stasera, grazie ai cibi alla griglia, ha fatto un bel incasso. E il parroco ne è quasi entusiasta. Quasi. Stasera abbiamo incassato 4.000 euro. Abbiamo servito 80 clienti che hanno speso in media 50 euro a testa. Com'è normale che sia, in un posto dove mangi la carne. Che potrebbe portarci al successo. Sono veramente entusiasta. Questa settimana mi ha messo a dura prova, però il mio bilancio è positivo. Sono contentissimo. Meno male. Nonostante le pecche dei suoi collaboratori, Matt stasera ha salvato il Priory. Meno male. Se stasera non ci fossi stato tu, non ce l'avrebbero fatta. Tu sei l'individuo chiave per trasformare questo locale e rilanciarlo. Dico sul serio. Grazie. Non mollare mai, mi raccomando. Altrimenti qui va tutto allo sfascio.